Lo spettacolo L'arte è bella nasce in occasione di una riflessione sul bicentenario della nascita di Florence Nightingale, che è la fondatrice della professione infermieristica. Il bicentenario era nel 2020 e proprio in quel momento poi si sviluppa la pandemia. E da qui è nata l'idea di uno spettacolo con due figure in scena. Una è Florence Nightingale, quindi la figura mitica, storica, una donna straordinaria di grandissima intelligenza che ha avuto una visione, ha cambiato la storia dell'assistenza e della cura e viene interpretata da un'attrice professionista. E poi in scena c'è un personaggio che è un'infermiera che è interpretato da una, come diciamo nel progetto, una vera infermiera e che porta nello spettacolo la verità dei racconti di esperienza di questi quasi 2 anni pandemici. In questo spettacolo teatrale ho avuto l'opportunità di portare in scena me stessa. Teresa come persona, ma anche come infermiera che negli ultimi 2 anni ha praticamente stravolto la sua vita professionale, reinventandosi e trovando un nuovo modo per essere infermiera, no? Con questi dispositivi di protezione, con un'assistenza lontana in un certo qual modo, ma anche vicina nei confronti dei pazienti. Come attrice la sfida era quella di dare voce e corpo a un mito per la professione infermieristica e però anche a un mito e a un esempio per le donne. È una di quelle donne che nell'Ottocento hanno fatto fare passi avanti a tutte le donne.